Ok, bene, ci manca di vedere Rodland per NES. Rodland per NES io non l'ho mai avuto all'epoca, è quello che sicuramente ho meno la mano, ci ho meno giocato. Sto giocando su Real Hardware, ma sulla cartuccia SD, ma va bene lo stesso, perché recuperarlo questo gioco è un problema, è diventato un problema. Rodland per NES è una versione più particolare, è la versione meno fedele, è la versione che va molto per le sue, per scelte di gameplay, novità di scelte di gameplay. Addirittura qui le fattine saltano, e addirittura in questa versione in certe sezioni ci sono delle pure sezioni platform scorrimento, per quello che poi ha messo anche il salto, tipo per raggiungere certi boss, tipo nel finale quando arriviamo sulla torre. Non ho mai finito questo perché è quello che ho meno la mano, ma secondo me è anche quello un po' più difficile, perché abbiamo un continuo, ma è più bastarduccio come gioco, quindi non arriverò da nessuna parte, ma non fa niente. All'inizio è tranquillo, all'inizio è come gli altri, ma poi c'ha delle differenze sostanziali rispetto a quello che era l'arcade, rispetto a quello che era qualsiasi altra versione. La versione più particolare questa di Rodland, stessa meccanica delle di come si può vincere la vita, però qua abbiamo poco tempo. Poi sono più bastarde le lettere, perché vedete che me. Ok, dai, tre lettere al primo livello, ma si può fare al primo livello, perché appunto il primo livello, ma poi e qui arriverò da nessuna parte. Questo è un livello già bastardo, perché a differenza delle altre versioni questi esserini si moltiplicano continuamente, e può essere un vantaggio per l'extra game, ma guardate che salta in automatico. Quindi qui c'ho un bordello di mi manca la X, riesco a prenderle meglio, perché ok, l'ho presa, mamma mia, rischiando oltretutto. Quando se ne vincono tante di vite rispetto anche alle altre versioni, i boss sono più particolari, più difficili, un'interpretazione particolare che è data alla versione NES, che è una versione meravigliosa, è la più particolare, è la più diversa senza dubbio, anche se non sembra all'inizio, ma vi garantisco che è così. E vabbè, vaffanculo, qua sono stato stupido, veramente stupido, mi sono già giocato la vita che ho vinto, pazienza. No, volevo arrivare almeno all'elefante, sarebbe stato tanta roba, perché è lì che cambia veramente la dinamica del livello. Se state tutti su, cazzo, vedi che bastardi anche come ti dà le lettere. E basta questo E che ce l'ho già 2000 volte. Che palle quando fanno così. Vabbè, dai, tre le ho prese, ci sono solo tre vite, non me la sono già giocata. Quella che mi sono vinto me la sono già giocata, ma in malo modo. Questi sono bastardi, bisogna starci all'occhio perché continuano a sparare fuori. Ci diamo in alcuni, perché altrimenti lascio giusto due, che se riesco a rivincere la vita non sarebbe una. Mi manca la R e la A. Dai, ok, mi manca la scaduto il tempo, perché qua il tempo è abbastanza tiranno. Le api sono ancora più bastarde, questa è la versione con le api più bastarde di tutte, perché oltre non solo rompono i coglioni svolazzando a mezz'aria, ma queste sparano pure.
Io queste le voglio eliminare tutte se riesco. Guarda che bastarde che sono. Vieni giù, stronza! Oltretutto mi scade anche il tempo. Che palle, quelli belli qua delle api. Qua nella versione NES sono ancora più bastarde che le altre versioni. Ah, è che in realtà sono vespe, non sono neanche api. Ma... le povere api. Ecco, grazie. Qua bisogna stare particolarmente attenti alla gente, agli squali che rompono veramente i coglioni perché sparano e hanno una gittata veramente bastarda. Ci sono quelli che si moltiplicano? Sì. Però mi mancherà e là soltanto se riesco a prenderla finisco il livello. Se riesco a prenderla però guarda che giro di merda che fanno quei stronzi. Dai, dammi una cazzo, ma quando gira così di merda non ce la fai e basta, sono sempre addosso. Ma come aveva dato ancora una lettera? Non era scaduto il tempo, vabbè. Poi vabbè, se scade il tempo. Quindi è molto molto più complicato questa versione. Decisamente più complicata. Micelli. Vabbè, basterebbe lasciarne uno in realtà che... No. Assurda. Che anche questi livelli qua di palloncini, una rottura di palle. Dai, dammi sto palloncino però perché guarda adesso, io vado addosso a quello. Guarda, quando fanno così è meglio. Vieni giù che ti risolviamo in questa maniera perché altrimenti non ci riusciamo più. Sarà un livello dove non ne basta lasciarne uno. Leva tira le palle. Che mi manca la... poi dovrei darmela una cazzo, tutte me le dà fuori che là recupero almeno la terza vita, pesa qualcosa. Gioco bastardo questo qua della versione NES. Oh, anche i boss sono strani, guarda come sparano veloci qua. Ma perché non lo colpisce? Mi è piaciuto parecchissimo, ma devi stare attento perché ti sparano con una violenza i piccoli dinosauri. Nessuna delle versioni comunque è fedele all'arcade nei boss, perché nei boss ti davano anche i power up, invece non te li danno power up che si prendevano normalmente, no? Ok, non vado su. Sono particolarmente bastardi. Soprattutto l'ultimo, quando ne rimarrà uno. Ma va a cagare, vai. Sono velocissime a sparare i cosi. Muori. Quando ne rimane uno, spara ancora più veloce. Quindi è ancora più bastardo. Passo un sacco di vite, ma... gioco veramente molto complicato. Anche il secondo boss, questo più o meno è quello più fedele a quello che era anche l'originale, ma poi i boss cambiano veramente tanto rispetto alla dinamica normale dell'arcade.
Va bene, dai. Fermoni. Cerchiamo di vincere 4 vite, va là. Impossibile. Se quei fermoni si levassero dei coglioni. Che non stanno sempre dove devo andare io. Ok. Allora, cominciamo a prendere un po' di lettere. Vieni giù. Bravo. Mamma mia, ma perché? Ce l'ho fatta prenderne 3. Molto bene. Molto bene, dai. Purtroppo arriverò, se arriverò, solo al secondo boss. Andate a fare in culo tutti voi, là. L'unica versione che salta, il personaggio, perché servirà anche che salta, in realtà. Vieni a tirare le palle. Ma è scomodo qua. Prendere sto cazzo di palloncini. Che palle quando te li dà. Quei fiori, non i palloncini. Che palle quando te li dà così. Ascoltami. Ascoltami bene, finiamolo. Due lettere, ce ne sono 3. Dammi, sì, mi manca la E. Ole, mamma mia. E dai, riesco sempre a rimanere a galla. A rimanere a galla dalle 3 vite, non è facile quella versione qua, eh. Adesso mi tolgono tutte le vite. Guarda, guarda che cattiveria che hanno quelle api qua. Venite giù, stronze maledette. Ma queste mi fottono tutte le vite, eh? Prendo una lettera, stronza. Qua deve andare anche un po' di culo, a fare quei livelli qua, perché altrimenti non se ne esce bene. Allora. Oh, mamma mia. Scoiattoli si tirano, impazziscono, ti corrono addosso velocemente. Una lettera alla volta qua. Ci si può accontentare. E vabbè. Avanziamo. Intanto prendo tutte le vite alla cosa, se arriverò mai. Ma vaffanculo, ma cazzo, quei scoiattoli di merda, se... E venite giù. Che palle. Iniziamo a prendere un po' di fiori nel frattempo. Questo
stato lì a dormire. Oh, ristronzo. Ok. Ok. Ma perché? Ma perché tante volte non ti lascia proprio il tempo e basta? Merda. Quegli altri sono pericolosissimi. Li ho uccisi tutti. Tutti. Hanno lo scoiattolo che è giù lì che si incischia. Ma no! Vaffanculo! Ehi! Va bene, altra lettera. Mi manca la. Mi manca la. No. Fottiamo subito 4 di questi perché. Niente. Qua hanno deciso di rimanere tutti su. Allora io mi trasformo tutti, mi manca solo là e c'è un sacco di possibilità per farla. Eccola qua, e viene anche il livello e riguarai un'altra abituccia, un po' più complicato mettere in atto le cose della vita. Oh, ecco il boss, guardate quanto è particolare e quanto è bastardo qua il boss. Qua è bastarda, e oltretutto spara anche lei, bisogna evitare questi che ti vengono addosso alla velocità della luce. Non hai tempo di colpirla e quel boss qua lo odio. Cazzo, ma non riesci mai a colpirla perché a evitare questi riesci adesso a colpire qualcosa, ma sempre odiato, cioè è più completo così, è più, però è più bastardo da fare. Poi spara anche la balena, ricordo che sparava, stavolta l'ho colpita parecchio. Non l'ho colpita per niente. E porca troia, ma dopo troppe cose, vaffanculo, muori maledetta. L'ho uccisa, ma cazzo, è difficile questo. Ce l'ho fatta, particolarissimo. È quello più particolare il boss fatto così qua nella versione NES. Dai. Siamo nella torre. Adesso qua sarà un bel casino. Dove sono? Dove cazzo sono andato? Devo stare attento a fare qualcosa lì. E vai a cagare, sto porte di...
altro livello anche questo. No, vaffanculo, ah, okay. Lui prendere i fiori qua. Ok, non uccidermi. Dai, se riesco ad arrivare alla fine, non riuscirò, ma per farvi vedere com'è strutturato. Eliminiamo i conigli quando è possibile, perché attenzione a quelli che sparano. Un sacco di porcherie. Ok. Extra game. Oh dai, tre lettere ancora una volta. Mi fanno sempre comodo. Sto tenendo botta, eh. Ok. Scimmia giù di sotto impazzita. Là per prendere i fiori, l'ho fatta calmare. Ok, va bene, va bene, va bene, perché prendo una lettera in più se riesco, ed è importante. Vieni giù. Ok, con la vengo un'altra vituccia e potrà essere molto utile. No. Oh. Vado a fare in culo, scimmie. Ok. Mi manca la. Va bene. Vorrei avere la tranquillità giusta per prenderla qua. Quella qua. Ottimo. Rimango a galla, rimango a galla, rimango a galla, forza di vincere vite. Rimango a galla. Non mollo. Qua si incastrano e è pericolosissimo. Il difetto di roll, anche se prendi i nemici a bordo schema, si incastrano. E che casino che c'è qua. Voglio spazzare via un attimo un po' gli nemici. Li ho spazzati via tutti. Vabbè. Va bene lo stesso, perché ne ho ancora comunque due. Che l'ho preso uno. Vieni su. No, c'ero già la X e dammi anche la T, va bene, va bene, va bene. Va benissimo. Porca, guarda, api di merda! No, si è incastrato, cazzo. Che livello di merda questo. Qua stronza maledetta, ma che cazzo con sto palloncino, e via, mamma mia, quanto vi odio api, quanto vi odio vespe, qualsiasi cosa siete. Mi pentirò di quello che sto facendo. Ma no.
su. Ok, dai. Lettera. Lettera, ma sempre bene. Ok. Oh, cazzo. Ma porco, ma... Sì, dammi anche la E. Siamo a posto. E niente, è scaduto il tempo. Scaduto il tempo. A livello dei conigli. Troppi conigli. Ah, cazzo, anche le api. Ah, culo. Vieni qua a te, stronza. Ce n'è ancora api, eh. Guarda che stronza che è riuscita a fottermi e basta. A questo punto prendo l'extra game. Vorrei darmela una E. Eh beh, che faccio ripartire. Ok, rimango. Oh, eccolo qua, la fase che vi dicevo. Guardate se non è una figata qua. Praticamente si approccia per arrivare al boss. Cioè, è una figata pazzesca. Guardate, un Rodland platform, quanto sarebbe stato bello. Qua è difficilissimo. Che figata. Che figata. Come faccio a salire? Non posso fare le scale. Ah, qua posso saltare con un tasto, ecco, mi ricordavo. Non salta solo in maniera automatica. No, non posso fare le scale. Figata pazzesca, ma è una genialata questa. La particolarità di Rodland. Versione NES. Questi i capelli mi uccidono ovviamente. Non solo i capelli, cazzo. Che figata, ragazzi. E sono arrivato all'elefante, che qua sarà come la versione Game Boy. Che stupido. Mi sa di no, eh. No, non è proprio... proprio stupido come la versione Game Boy, purtroppo. Riesco a incastrarlo, ma non incastrarti nella scala. E si è spostato quel maledetto. Ma no, cazzo, una figata quel gioco qua. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta anche qua, arrivare alle fasi finali, fatto per farvi vedere com'è, e alla fine di questa ondata è ancora più meraviglioso. No, cazzo! E vabbè, vaffanculo sto api di merda! Ma quanto... Ma perché hanno fatto i livelli con sto cazzo di api?
Uccidimi l'ape, per amor del cielo, là. Non c'ho più vite, peccato, perché vorrei avere anche l'ultima fase, ma... Stronzo, sono velocissimi quelli, devo starci all'occhio. Cercare di vincere un paio di vite, ma non sarà semplice qua. Dai, proviamoci. Proviamoci. Però i livelli sono veramente bastardi qua. Non posso più fare la scala perché... Livello poco idoneo questo. Andrò anche a farmi scadere il tempo se vado avanti così. Via via finiamolo, per amor del cielo. Se riuscirò a trovare livelli un po' meno incasinati per prendere. Non questi però, delle api, cazzo. Dai. Abbastanza incasinati come livelli, Vieni qua. Vieni su, stronza. Non farmi scadere tutto il tempo. Qua prendere il fiore è un casino, no? So che è quasi scaduto il tempo, ma... Muoriala! Dai. Sono... insistono a darmi sto cazzo di livelli delle api maledette, porca! Male... Tutte le vite mi hanno tolto, E niente, queste sono veramente bastarde. Game over, ma... è veramente questo più difficile di versione, ma è la più particolare, la più ricca. Avete visto le fasi platform, una anche verso la fine che è bellissima. Quanto ci stravedrei per un Roadland oggi fatto platform 2D scorrimento in modalità tipo come abbiamo visto in quella breve fase prima di affrontare il boss. Veramente una versione particolare e spettacolare. È stato un piacere, alla prossima, ciao.